Buongiorno a tutti, ci troviamo al lago di Varsi, dove Valceno Web ha messo il presepe sul lago, e questa mattina ci ha fatto l'onore di venire veramente una persona a visitare il nostro presepe, una persona veramente importante, il calciatore Beppe Baresi. Beppe, per noi è un grandissimo onore averti qui, perché noi abbiamo fatto una cosa molto umile e molto semplice, e vederla visitare da una persona come te per noi ci rende veramente felici. Beh, le cose umili e belle mi piacciono, quindi sono qua con molto piacere. Prima di salutare anche te, sicuramente sono venuto con il mio amico Giorgio, e poi la Val Ceno credo che sia una cosa da visitare, da vedere, e quando posso vengo volentieri. E noi ti aspettiamo, perché giustamente tu sei una persona che oltre a essere stato un grande calciatore, tu però sei rimasta quella persona umile e bella, secondo me, che eri. Bella sì, le donne mi dicono che sono bello. No, scherzando, no, sicuramente sì. Sono di origine di campagna, quindi i miei genitori mi hanno fatto crescere in un certo modo. Nel tempo sono riuscito a tenere le origini da dove venivo, e quindi mi piace sempre visitare anche posti tranquilli, belli e umili come questo dove sono arrivato oggi, in questa Valceno che mi accoglie poi sempre in modo squisito. Ascolta, tu immagino che sei molto impegnato, quindi per te venire qui oggi secondo me è stato proprio un favore che hai fatto alla Valceno. Adesso la tua carriera, il tuo lavoro ti porta spesso all'estero? Sì, diciamo finite le vacanze, quindi devo ancora riprendere il lavoro, quindi oggi ne ho approfittato. Adesso inizia il campionato, il mio lavoro è quello di andare a vedere partite, riuscire a fare lo scouting per l'Inter, quindi sia in Italia che all'estero, in vari paesi. Quindi mi piace viaggiare, mi piace vedere posti nuovi e poi vedere calcio, calcio, calcio e ancora calcio. Quello ti è rimasto dentro proprio? Sì, sì, la passione è sempre quella. La mia vita è stata su campi di calcio, quindi la passione c'è, rimane e rimarrà per sempre. Sei trovato in questo ristorante, Beppe? Bene, dopo la visita a Valceno Web siamo venuti a mangiare da Pippo, stupendo ristorante, tortelli, cotechino e bollito volontà, con cucina ottima, quindi tornerò sicuramente, è la prima volta che vengo qui e ci tornerò, perché mangiare così in un posto poi stupendo, con una visione del panorama, con una giornata di sole, bisogna tornare, anche con più tranquillità. Benissimo, quindi ti sei trovato bene, e chiedo adesso a Pippo, cos'è stato per te vedere Beppe Baresi? È un'emozione, perché sono tutti personaggi, poi vecchi ricordi, e, no, bello, fa bello, piacere, vero? Fa piacere avere personaggi del genere. Bene, vedrai che te lo riporteremo. Ok, okay? Domani avremo Sara Simeoni. Ah, cioè, sì, promessa sì. Di salto in alto. È qua con il CPA di Piacenza, di Passari. Che già il secondo anno anche lei che ci viene a trovare, diciamo. Sta sempre piacere con. Sta diventando un locale un po' di VIP, diciamo. Sì, poi grazie anche a te, grazie. Grazie. Conferma che si mangia bene e ci si trova bene. Quindi tutti da Pippo. Bene, guarda Beppe, noi ti ringraziamo tanto, ti facciamo tanti auguri per il tuo lavoro e che sia un anno splendido. Un grosso augurio a te, un saluto a tutti quanti e ci rivedremo presto. Sicuramente, grazie. Ciao, grazie. Grazie a voi. Beppe. Ciao.